Direi che è un buon momento per iniziare a fare un podcast. Sì, è un mercato che sta crescendo molto, anche in Italia, anche se forse in Italia un pochettino più lentamente rispetto ad altri paesi, però diciamocelo, ormai ci siamo abituati a questa storia qua. E di conseguenza c'è anche molto spazio per crescere, il mercato è molto lontano dall'essere saturo e quindi è proprio un buon momento. Poi, vabbè, se c'è ancora qualcuno che è convinto che non si possa guadagnare con un podcast, come si fa, non lo so, eccetera, basta vedere, lo cito sempre, Joe Rogan ha appena firmato un contratto di esclusiva con Spotify da qualcosa come 100-152 milioni di dollari. Sì, vabbè, ma io non so smanettare, figurati mettermi lì a fare un podcast. Vabbè, ma se ti dicessi che c'è un modo semplicissimo per iniziare adesso a fare il tuo podcast con pochissimi click e iniziare anche subito a guadagnarci? Vabbè, senza stare a farla tanto lunga, se vi siete informati un pochettino per iniziare un vostro podcast, avete trovato probabilmente un bel po' di informazioni online. Se invece siete qui per qualche motivo e non sapete neanche bene cosa sia un podcast, beh, qua ve lo spiego un po' nel dettaglio. Come stavo dicendo, avrete trovato quindi diverse informazioni. La prima è che fondamentalmente un podcast è un file audio che dovrete registrare e poi caricare in qualche modo su una piattaforma. Se volete farla proprio semplice, potete caricarlo direttamente su YouTube e il gioco è fatto. YouTube continua fra l'altro a essere la piattaforma di maggiore diffusione dei podcast e dove i podcast vengono trovati di più. Però, proprio per la definizione di podcast, ci sono diversi canali audio specifici su cui poi potrete andare a caricare il vostro file, tipo Apple Podcast, Google Podcast o quello più diffuso in Italia che è Spotify. Quindi sicuramente, sempre in questa vostra ricerca, no, avete trovato che ci sono diversi modi per caricare i file su tutti questi canali, anche se non è proprio semplicissimo e molti di questi sono dei servizi a pagamento, tipo Spreaker, Podbean, Buzzsprout, magari ne avrete trovati anche degli altri. Quando stavo facendo tutta questa ricerca anch'io, mi sono imbattuto poi in un'app che si chiama Anchor, che ti permette di fare veramente tutto con pochissimi passi. E non sto esagerando, scarichi l'app, segui le istruzioni e in pochissimo tempo sei online con tutto. E soprattutto su tutte le varie piattaforme. Ok, finito il video, chiudete tutto, scarica Anchor, basta, ciao! No, vabbè, non è proprio così. Ci sono un po' di cose abbastanza importanti da vedere anche per usare uno strumento super facile ed intuitivo come Anchor. E io ve lo consiglio veramente, soprattutto per iniziare da zero. E non lo dico perché sono sponsorizzato da Anchor per fare pubblicità. Anzi, se ci fosse per caso qualcuno del team marketing di Anchor, sapete dove trovarmi. L'unico vero sponsor di questo video è il podcast clamoroso, cioè il mio podcast, di cui trovate tutti i video qua su questo canale, se volete iscrivervi, e lo trovate anche su tutte le piattaforme principali di podcast che ho nominato prima, come Apple Podcast, Google Podcast e appunto Spotify. Andiamo live tutti i giovedì alle 22 su Twitch e poi trovate tutte le puntate in archivio qua su YouTube insieme a diverse clip tipo questa qua dove magari vi do qualche consiglio appunto sul mondo del podcasting e altre robe che ritengo interessanti. Io personalmente ho iniziato a fare podcast proprio grazie ad Anchor e alla sua facilità, perché con un solo upload mi ha permesso di caricare tutto su tutti i vari canali. E vi assicuro che quando siete lì, che non sapete bene come fare, come iniziare, ma cosa devo fare, quanto tempo mi ci vuole, una roba così semplice che vi permette proprio di iniziare da zero permetterà di fare quel salto in avanti e finalmente incominciare la vostra avventura nel mondo dei podcast. Volendo potete addirittura registrare già l'audio direttamente dall'app e vi assicuro che solo che con un iPhone e le cuffiette ottenete già un risultato qualitativo molto buono di cui vi stupireste. E con un click poi andate live su tutti i canali completamente a costo zero, a differenza dei competitor. Spulciando su un po' di forum ho letto alcune robe, soprattutto una dei termini servizio di Anchor che lasciava perplessi un po' di utenti, cioè che in pratica all'inizio non sembrava chiaro se Anchor diventasse il proprietario del vostro podcast. Beh, se andate a controllare un pochettino bene, questo è stato chiarito quasi subito e ovviamente rimanete voi al 100% i proprietari del vostro podcast. Anchor avrà semplicemente i permessi necessari per distribuire il podcast sui vari servizi per conto vostro.
Quindi, se un domani il vostro podcast dovesse esplodere e voleste iniziare a gestire manualmente tutti i vari upload per caricare sponsor diversi, magari versioni diverse in base al canale, potrete farlo poi manualmente rispostando tutto l'archivio sui diversi server. L'unico inconveniente che ho trovato riguardo ad Anchor è che non vi permette di accedere direttamente alla dashboard di Apple Podcast. Però trovate all'interno della dashboard direttamente di Anchor già tutte le informazioni e gli analytics che vi possono servire, quindi in verità potrebbe anche non interessarvi troppo, soprattutto se siete all'inizio. Una delle cose forse più interessanti e importanti di Anchor è che vi permette sin da subito di monetizzare il podcast. Il sistema ha un funzionamento molto semplice, è il classico a CPM, ovvero cost per mille, che parte da una base di CPM di $15 per 1000 ascolti. Fino a un paio di mesi fa non era possibile farlo in Italia, però anch'io adesso negli ultimi mesi ci sono riuscito e vi confermo che funziona alla grande perfettamente. In pratica, quando andate a caricare un episodio su Anchor, semplicemente inserite il segmento sponsorizzato, che potete anche registrare direttamente nell'applicazione, e potete andarla a inserire poi anche nelle puntate precedenti se eventualmente ne avevate già caricate alcune. È veramente tutto molto facile e secondo me è un grandissimo incentivo a iniziare effettivamente, perché diciamocelo, poi tante volte per i creativi uno degli ostacoli maggiori è proprio quello di muovere il culo e iniziare a fare qualcosa, no? Lo so bene anch'io, questo. A testimonianza poi di quanto Anchor sia effettivamente un'applicazione molto solida, si aggiunge il fatto che l'anno scorso è stata acquisita da Spotify. Se consideriamo anche l'investimento che vi dicevo all'inizio con Joe Rogan, si può intuire come Spotify stia investendo veramente tanto nel mondo del podcast. E sarà veramente anche molto interessante vedere come il mercato reagirà a questa cosa, perché al momento Spotify è una delle poche piattaforme su cui il podcast di Joe Rogan non è disponibile. Sarà disponibile dal 1 settembre e poi attendere entro la fine dell'anno sarà disponibile solamente su Spotify, anche la versione video che ora come ora si trova su YouTube e su cui poi non sarà più disponibile ovviamente. Detto questo, cosa stai aspettando a buttarti anche tu nel mondo dei podcast? Dai, hai visto che è facile? L'unica cosa che ti resta da fare è veramente rimboccarti le maniche e buttarti nel mondo dei podcast. Se per caso avete trovato questo video interessante e utile, mi chiederei veramente il favore, non vi costa niente, di mettere mi piace al video e, come vi dicevo prima, di iscrivervi al canale. È una robettina che non vi costa veramente niente, invece a me aiuta un sacco. E poi, se comunque state iniziando anche il vostro podcast, magari potete imparare dai miei errori e prendere esempio da qualche cosa che vi piace particolarmente dal mio podcast, il Podcast Clamoroso, di cui, come vi dicevo già, trovate tutti gli episodi qua sul canale su YouTube. Se avete qualche domanda lasciatemela scritta nei commenti e ci vediamo giovedì live alle 22 e la prossima settimana con un altro video. Ciao ragazzi, grazie mille!